Sapete come ha fatto questo? Così. Io quando sono andato a vedere il film non ci credevo. Grande attore, attore di calibro di noi. Esce dalla macchina, si guarda attorno e poi comincia a camminare così. Andava col braccio e la gamba uguale, si vedeva, si pensava, che cazzo sto facendo? Camminando in un modo strano. Stop! Quarta giornata del Taormina Film Festival, siamo qui per il cocktail al Grand Hotel Timeo e abbiamo appena concluso la Tao Class che ha visto protagonisti due grandi registi, sì, chiamiamoli così, un regista e comunque un attore del cinema italiano, ovvero Rocco Papaleo e Giovanni Veronesi. È stato un incontro particolare e soprattutto divertente perché ha visto i due, definiamoli anche mattatori, conquistare il pubblico con la loro ironia e simpatia. In particolar modo sono state affrontate anche tematiche importanti come per esempio la questione politica, quindi si è parlato di, per esempio, di un aneddoto divertente è stato di Grillo che forse ha tolto un po' il ruolo ai comici oggi, così come i due hanno interagito tra di loro mostrando la grande stima ma al contempo anche la grande amicizia che li lega. In particolar modo abbiamo visto un Giovanni Veronesi diverso dal solito, un Giovanni Veronesi divertentissimo che ha animato la platea con delle performance raccontando aneddoti divertenti di episodi accaduti durante le riprese dei suoi film. Poi imbarazzante, un grande attore, ne puoi dire, stavi camminando come un cretino. No, cammina normale, perché stavo camminando normale? No, cammina per normale, azione! E non gli riusciva. C'aveva una cosa che si gli ha detto il regista, che era un altro attore, gli ha detto: sciolto, guarda, fallo sciolto per favore, cammina normale, dai, su, perché sennò qui. Lui era entrato in paranoia, ha detto: dice, madonna, come cazzo sto camminando? Non si ricordava più che bisognava mettere il braccio normale, capito? Ma alla fine è venuta una camminata di merda, perché lui è sceso da casa, ha cominciato a camminare sciolto. Così si è spaziato dal ruolo di regista al ruolo di sceneggiatore, mentre Rocco Papaleo ha parlato di sé e anche del suo modo divertente di essere, perché ricordiamo è soprattutto un attore istrionico del cinema italiano. Il divertimento di passare una serata, diciamo, un po' con un lieve tasso alcolico e di approccio, no? Di incontro tra uomini e donne. E molto prima di De Filippi ci incontravamo lo stesso, diciamo, di nascosto. Inoltre Giovanni Veronesi ha anche deciso di farsi intervistare, quindi vi lascio l'intervista. A tu per tu con Giovanni Veronesi. Lei è un regista e anche uno sceneggiatore e attore. Quale di questi ruoli è quello che preferisce e perché? Attore no, ho fatto tre cosucce nella mia vita e non mi reputo un attore. Sceneggiatore e regista sì, però insomma, diciamo che per me è un mestiere unito. Prima scrivo i film e poi li dirigo. Fare lo sceneggiatore per altri mi è capitato nella vita con Francesco Nuti, con Leonardo Pieraccioni, però con poche persone ho lavorato, persone con cui mi sento proprio in simbiosi, altrimenti preferisco scrivermi i film e dirigerli. E da cosa nascono le idee per poi creare dei film, quindi le sue idee? Non lo so. C'è una fonte di ispirazione indubbiamente, perché ad esempio Manuale d'amore è diventato anche un film cult, c'è stato Manuale d'amore 1, 2 e 3. E forse la bellezza della storia o il fatto che tratta anche di argomenti di estrema attualità? Guarda, non lo so, i sentimenti non è che hanno un'attualità, i sentimenti sono sempre uguali nella storia, nelle epoche. Ho messo a frutto quello che pensavo io delle storie d'amore e non mi sono bastati tre film per raccontare tutto quello che volevo raccontare. Infatti, se non mi fermano, chissà quanti ne faccio ancora. E cosa ne pensa del cinema italiano oggi? Il cinema italiano mi sembra molto, molto meglio di un po' di anni fa. Penso al film di Sorrentino, mi è piaciuto tantissimo proprio. Penso a film di Garrone, penso al film di Virzì, insomma il cinema italiano più che sul rinnovamento secondo me deve puntare sulla qualità, è nei momenti di crisi dove la qualità deve venire a galla. Impegni per il futuro e progetti?
cambio mestiere, non faccio più regista. No, faccio un film nel prossimo anno, una commedia. Se ne vuole parlare? No, non mi parlo. Quindi Top Secret, per cui la rivedremo, grazie.